Ciao a tutti ragazzi, sono il vostro Luke e oggi siamo qui in questo nuovo video dove vi porterò una cosa davvero particolare, ossia l'aggiornamento di Minecraft allo snapshot 17v17a. Neanche a farlo apposta, doppio 17, coincidenze? Non credo. Comunque, a parte le cavolate ragazzi, oggi vi andrò a presentare questo nuovo aggiornamento che ci porta verso la versione 1.11. Che cosa hanno fatto di nuovo, vi chiederete? Ragazzi, hanno cambiato dei suoni. Inoltre hanno aggiunto i colori dei clay, della lana, diciamo, differenziati sulla mappa. Molte cose, ragazzi, non ve le so dire perché sono il primo a registrarla in questo momento in Italia, da quanto ho visto. Ho visto solo due tutorial inglesi che sono usciti tipo 2 ore fa, e vi ricordo che sto recando il giorno prima di quando voi lo vedete, quindi alle 6 di pomeriggio, e ho capito ben poco, però quel poco che ho capito ve lo illustro, ok? Quindi è cambiato il colore sulla mappa, di conseguenza vi faccio subito vedere. Prendiamo la mappa vuota, la generiamo e vedete lì. Da quando ho capito, nelle versioni precedenti, raga, lana e argilla avevano lo stesso colore, mentre in questo caso, come vedete, cambia. Poi non so se è una cosa vera o falsa, ma concentriamoci su una cosa davvero importante. Come sapete ragazzi, ogni notebook, block, come si dice lui, notebook, block, blick, black, aveva il suo suono, giusto? Quindi la terra ha un suono, con la sabbia sotto un suono, questo e questo. Adesso hanno aggiunto nuovi suoni, e adesso vi mostro subito. Allora, questo qui è il suono classico con la terra, quindi il piano. Questo è con la sabbia, che sarebbe il tamburo. Con la cobblestone fa i bassi praticamente, dum dum. Mentre con il vetro fa come il click del mouse. Molto semplice raga, suoni che già sapevamo, ma adesso buttiamoci sui nuovi perché sono davvero molto particolari. Il primo è lo xilofono, non so chi lo conosce, comunque è uno strumento musicale abbastanza particolare. E vedete? Tiki 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 tiki, cioè quella specie di pianoforte col bastoncino, roba strana. Voi non vi preoccupate, dite sì e va bene tutto. Poi vediamo com'è la campana, che sarebbe col blocco d'oro. Classica campana. Qui stavo dimenticando ragazzi, questo blocco è il bone block, ossia il blocco d'ossa, quello che hanno aggiunto nuovamente. Ok, questo è il blocco di lana che dovrebbe simulare la chitarra. Più o meno, dai, ci siamo, dai, una chitarra. Questo è il flauto con il blocco d'argilla di clay, e infine il ghiaccio compresso che simula il chime, che sinceramente non so cos'è, ho visto un tutorial in inglese quindi non so dirvi. Vediamo un po' com'è. Non sono tipo lo xilofono alla fine, però boh, non mi convince più di tanto. Però detto questo, andiamo a vedere subito come funziona la barca, perché anche la nostra barca hanno cambiato il rumore. Siete pronti? Attenzione, voilà, sentite l'effetto che fa. E comunque è diverso dalle altre volte, se non sbaglio, eh. Ok, e per concludere andiamo a vedere l'Ender e gli Ender, che roba cosa qua. Questa roba strana che appunto sono l'occhio per trovare l'End. Inoltre vediamo che effetto fanno nei suoi cosi, ossia nell'End Portal. Infatti se adesso facciamo così giusto per, no? Anche se non è un End Portal, mettiamo questi, fa questo nuovo rumore che sembra tipo la campana. Mentre se noi cerchiamo appunto di trovare il portale, quando lo lanciamo in aria farà questo effetto, che è davvero molto diverso dalle altre volte. Quindi raga, il cambiamento di questo nuovo snapshot erano appunto questi suoni, la particolarità della clay, della lana e questa roba qui. Se volete video su ulteriori aggiornamenti dello snapshot, mi raccomando like, commento, condividete, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi!